Con chi alimenti cominciare? Premessa, ci sono diversi pareri al riguardo. Molti medici o dietisti dicono di cominciare con la frutta, altri con verdure ed altri con cereali senza glutine, ad esempio crema di riso. In realtà non c'è una regola fissa che dobbiamo rispettare, ma utilizzare il buon senso. Ad esempio, se vogliamo cominciare a svezzare il bambino con la frutta, lo possiamo fare all'ora di merenda. I frutti migliori per cominciare sono la mela, la banana e la pera. Si raccomanda niente agrumi fino al nono mese. Si deve lavare la frutta e togliere la buccia perché ha troppa fibra per l'intestino ancora immaturo del bimbo. Una volta lavata e sbucciata, farla diventare purè. Se si vuole incominciare con le verdure, l'ideale sarebbe farlo all'ora di pranzo o cena. Le migliori verdure per cominciare sono le carote, zucchine, zucca, patate. Si devono sempre lavare le verdure, cucinarle al vapore o bollite e farle purè. E invece, se volete cominciare lo svezzamento con i cereali senza glutine, ad esempio crema di riso o polenta, lo potete fare sia a pranzo che a cena. Attenzione, è importante sottolineare che le prime pappe devono essere senza aggiunta di sale o zucchero. Gli alimenti contengono sale naturalmente e non è conveniente che i bambini si abituino già da piccoli a sapori molto salati. E lo stesso succede con lo zucchero. La consistenza delle pappe deve essere cremosa. Potete raggiungere questa cremosità mescolando il purè di frutta o verdura o riso con latte materno. Negli ultimi anni, diversi pediatri raccomandano come primo pasto una pappa molto carica, composta da diversi alimenti. Vi faccio l'esempio di una tale pappa per un bimbo onnivoro. Fare un brodo con diverse verdure, aggiungere cereali, quale semola o crema di riso, aggiungendo pesce omogeneizzato e parmigiano grattugiato. I pediatri che propongono un tale svezzamento sostengono che dando alimenti che prima non si davano fino ad un anno, ad esempio il pesce, e per il suo rischio di allergia, facendolo a 6 mesi diminuisce la probabilità di allergia. Io consiglio, nell'attesa di più chiare e convalidate direttive, di rispettare un certo ordine nell'introduzione degli alimenti finché la scienza non possa confermare il contrario. Questo metodo non mi convince anche per un altro motivo. All'inizio, il bimbo ha bisogno di conoscere e riconoscere gli alimenti, la loro consistenza e il loro sapore. È un processo di apprendimento. Quindi non è consigliabile dare le prime pappe composte da vari tipi di alimenti. Questo lo possiamo fare più avanti, quando il bimbo ha già imparato i diversi colori, sapori e consistenze dei singoli alimenti. Conviene offrire lo stesso alimento durante vari giorni, così il bambino si abitua al suo sapore. Quindi dovrebbero bastare 2 o 3 nuovi alimenti alla settimana. È importante ricordare che il latte è ancora l'alimento più importante nella dieta del bambino. Tutto questo è per il primo mese di svezzamento. Dopo 4 settimane che il bambino ha cominciato a mangiare cibo solido, possiamo introdurre i legumi, iniziando con lenticchie decorticate e cotte. Questo alimento non solo fornisce proteine, ma anche minerali come il ferro. Di solito, i cereali che hanno glutine, grano, avena, segale e orzo, vengono introdotti al 7° mese, in caso che il bambino sia predisposto geneticamente ad avere la malattia celiaca. Così, con l'introduzione più tardiva, si diminuisce questo rischio. Quindi, al 7° mese, si può introdurre il pane, la pastina, pasta a filiera corta. Solo per i bambini con parenti celiaci di primo grado o predisposizione genetica è utile introdurre il glutine ai 12 mesi di vita, allo scopo di tentare di ritardare l'insorgere della celiachia. Ad ogni pasto salato possiamo aggiungere un cucchiaino di olio extravergine di oliva.
anche al settimo mese, possiamo cominciare ad offrire al bambino alimenti a pezzetti che potrà prendere con le mani. Così potrà migliorare la masticazione ed imparare a mangiare da solo. Attenzione, in questi casi ci deve essere sempre una persona adulta presente con il bimbo per impedire uno soffocamento. Sempre al settimo mese possiamo aggiungere semi oleosi come zucca, sesamo, lino e girasole macinati finemente ai purè di frutta o verdura o con i legumi. Attenzione che se ci sono in famiglia casi di allergia ai semi oleosi, soprattutto gli arachidi, questi si devono evitare fino ai 3 anni di età. Vi consiglio anche di utilizzare il tahini o crema di sesamo negli alimenti come purè di patate. Il sesamo fornisce calcio ed altri minerali. Per arricchire le pappe si possono aggiungere dei misurini di latte vegetale formulato per chi non ha latte materno. All'ottavo mese il bimbo gradirà pezzetti di cibo come fette di mela sbucciate o pezzi di fette biscottate o crackers. Dobbiamo ancora evitare i cereali 100% integrale perché la crusca può essere troppo lassativa per alcuni bambini. Anche all'ottavo mese possiamo introdurre per volta delle verdure come pomodoro, barbabietola, spinaci e frutta come mirtilli, ribes, fragole, mango e melone. A questa età possono essere introdotti altri alimenti proteici come tofu, yogurt di soia e i fagioli. Per capire se il bimbo riesce a digerire i fagioli non decorticati, bisogna controllare le feci. Capita che alcuni bimbi non tollerano i fagioli interi fino all'età di 2 o 3 anni. Se non tollera bene questi legumi, continuate a dare i legumi decorticati. All'anno di vita, il bimbo può mangiare praticamente tutto. Possiamo combinare tanti sapori e consistenze. Il bimbo dovrà già mangiare come e con il resto della famiglia.